Beh, quello che mi aspetto già lo vedo, perché devo dire che Siena è veramente piena di turisti, per fortuna il tempo ci ha graziato, le attività sono molte, sono già iniziate il fine settimana scorso con il vinile che era nel Tartarugone, abbiamo altri eventi che si spalmano anche in questo periodo, il Gioco Sì, insomma nelle settimane a venire, e comunque la Pasqua è l'inizio delle vacanze, perché i turisti iniziano a muoversi, è primavera, e è un periodo tipico per poter visitare centri turistici, luoghi pieni di cultura come la nostra città. Quindi sono veramente contenta di quello che vedo. Nel piano di valorizzazione turistica è previsto un ruolo importante per Segerico, già si apre insomma, questo diciamo, incarico con la Casa del Valle, la gestione della Casa del Valle. Cosa ci sarà poi? Beh, allora, questo è la collaborazione con Sigerico è fondamentale, perché Sigerico, oltre alla Casa delle Balie, poi ha un ruolo estremamente importante, che è quello della gestione dei bus turistici e quindi una gestione un po' a tutto tondo di quelli che sono gli arrivi, poiché la gestione dell'arrivo turistico nella nostra città è uno degli aspetti legati alla mobilità che va approfondito, va considerato, rivalutato per realizzare quelli che sono gli obiettivi del piano strategico del turismo, vale a dire alzare il target, diminuire gli afflussi esagerati, destagionalizzare, e quindi con loro c'è veramente un grande lavoro. A questo si aggiunge anche la disponibilità per la realizzazione di una serie di eventi che diciamo, ci accompagneranno nel corso dell'anno e negli anni a venire. Senz'altro è una delle cose da valutare. Noi ovviamente sul piano strategico tendiamo ad attenerci a quelle che sono le direttive del Comune, che ricordo sempre Sigerico essere una società in-house providing al 100% del Comune di Siena, e quindi va da sé che la nostra vita, soprattutto da un punto di vista strategico, sia strettamente correlata a quelle che sono le indicazioni che ci giungono dal socio unico che poi è il Comune di Siena. Poi sul piano gestionale mettiamo a disposizione le nostre competenze, le nostre professionalità, e l'azienda ne è piena per fortuna, perché i risultati possano essere i migliori possibili. Quando si parla di risultati, si parla anche di un bilancio che sta per essere presentato, quello del 2023. Nel 2022 un utile di quasi 650.000 euro, quest'anno come andrà? Il bilancio 23 verrà approvato dunque il 18 aprile e sarà un buon bilancio. Preferisco ovviamente non. È già passato in consiglio di amministrazione, come è giusto che sia, come sapete, 30 giorni prima poi della presentazione in assemblea dei soci. È un bilancio sano, è un bilancio di un'azienda che lavora bene e che appunto ha un'ottima sinergia con il suo titolare e socio unico, che è il Comune di Siena.